Sopra il luogo del presidente della regione Enrico Rossi nei comuni del Senese colpiti dalla violenta ondata di maltempo di metà novembre, prima a Certaldo, poi a San Gimignano, dove l'Elsa è uscito dagli argini, e poi alla nuova cassa di espansione di Santa Giulia a Monteriggioni, che contiene fino a 1 milione di metri cubi di acqua e che ha limitato la portata dell'Elsa. Ora si attende la risposta del governo sulla dichiarazione di emergenza nazionale per attivare i finanziamenti e dare poi il via a un piano complessivo da 50 milioni per avviare i cantieri. Se ci viene riconosciuto lo stato di emergenza nazionale, ho parlato stamani con Palazzo Chigi e poi con la Protezione Civile, si deve da un lato subito pagare le somme urgenze che hanno fatto i comuni per far fronte alla situazione, viene fuori un quadro di circa 5 milioni di somme urgenze, poi rifondere i privati per quanto possibile, la domanda è di 20 milioni ma poi tende a ridursi. E poi vorremmo capire se si possono, se si devono, si possono, se si dovranno fare alcuni interventi su queste zone che hanno avuto particolari esondazioni. Nel complesso, gli interventi contro il rischio idraulico, su cui la Toscana investe ogni anno 100 milioni, hanno impedito che le piogge provocassero un'alluvione. Per fortuna ci sono stati interventi invece di macro idraulica, quale la cassa d'espansione qui alle mie spalle, che hanno laminato la piana dell'Elsa e hanno consentito appunto di limitare danni. Ovviamente ci sono dei punti in cui è necessario intervenire per aumentare ancora di più la mitigazione del rischio idraulico di questo territorio. Con i sindaci della Val d'Elsa, Rossi ha fatto il punto sulle opere necessarie a mettere in sicurezza il territorio, a partire da una grande cassa di espansione a Ulignano, nel comune di San Gimignano. Ringrazio stamani il presidente Rossi, il consorzio di bonifica, il Genio Civile e tutte le strutture regionali per questo sopralluogo, perché rendersi conto di persona di quel che poteva succedere in questa zona è importantissimo. Abbiamo discusso di come affrontare la situazione anche nell'emergenza post alluvione, i dettagli li definiremo con precisione nei prossimi giorni. Rossi si è poi recato a Sovicille, a Brenna, dove ha annunciato l'avvio immediato della ripulitura del letto del Merse esondato a causa del maltempo, tappa finale del sopralluogo a Buon Convento.